Aperte o chiuse, più classiche o più moderne, poggiate a terra o a mensole, le librerie possono essere un ulteriore elemento per arredare il soggiorno e oggi ne vediamo in particolare 7 tipologie. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di interni emozionali. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, idee per rinnovarla oppure, se dovete venderla, metodi per farlo velocemente. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. Le librerie sono parte caratterizzante della casa. Realizzate in legno, cartongesso, lamiera metallica o anche vetro, possono aiutare a contenere ma anche ad arredare gli spazi. E oggi parliamo in particolare del soggiorno. Su questo tema trovate già un video qui sul canale relativo alle librerie in cartongesso, di cui vi lascio il link qui sotto. Possono essere costituite solo da mensole, prevedere delle nicchie aperte o chiuse, o essere oggetti di design a sé stanti. Si può giocare con i colori, della struttura per ottenere dei contrasti e si può aggiungere un sistema di illuminazione che le rende elementi luminosi, valorizzando sia i libri che gli oggetti che contengono. Insomma, le possibili combinazioni sono infinite, addirittura possono contenere dei passaggi segreti. Passiamo subito alla pratica, vediamo quali sono questi 7 tipi diversi di librerie tra cui potete scegliere per arredare il soggiorno. Le librerie divisorie separano naturalmente i due ambienti senza chiudere nettamente lo spazio con pareti vere e proprie, facendo da diaframma. Sono una buona soluzione, ad esempio, in un open space. Sui vari modi per dividerlo ho già pubblicato un video che vi lascio qui sotto, perché appunto separano ma senza essere troppo invasive. Questo soprattutto se avete una casa piccola, perché se la scegliete abbastanza aperta, lascerà passare oltre che la luce anche lo sguardo, consentendo di vedere lo spazio nel suo insieme ed evitando di restringerlo come succederebbe con pareti cieche. È inoltre una soluzione salvaspazio perché mentre separa contiene anche. Potete scegliere voi quanto farla fitta o quanto farla aperta a seconda delle vostre necessità. Risultano quindi arredi bifacciali e per questo motivo potete anche andare oltre la profondità classica di 30 cm e spingervi anche a 40-50 cm. Se volete lo stesso effetto divisorio di una parete, realizzatela a tutta altezza. Questa soluzione può valere anche per fare da parapetto di una scala senza la necessità di chiudere con un muro, ma ottenendo un diaframma contenitivo. Se avete in soggiorno uno spazio inutilizzato, potete arredarlo inserendo una libreria. Per gli spazi più piccoli prevedete soltanto delle mensole e se avete un'area libera in questo spazio racchiuso tra le due pareti, potreste renderlo un perfetto angolo lettura o relax aggiungendo un divanetto. Considerate di poter sfruttare angoli del soggiorno, ma anche spigoli, come vedete in queste immagini. Potete scegliere tra un risultato a filo parete, colmando il vuoto con il cartongesso, oppure sporgente con mensole a giorno. Se volete l'effetto di uno spigolo svuotato, potete realizzare delle piccole nicchie in una controparete in cartongesso. Altra tipologia di librerie per arredare il soggiorno sono quelle passanti. Significa che sono costruite su una parete con un'apertura, con o senza porta, tutto intorno a questa. Realizzarla lunga quanto tutta la parete e sulla parte superiore al barco sicuramente offre un risultato molto più uniforme e armonico rispetto ad avere due librerie singole di altezza standard.
La porta che permette di entrare in un'altra stanza può essere anche integrata e nascosta, diventando una sorta di passaggio segreto, magari per separare la zona giorno dalla zona notte. Il vantaggio, oltre che di rendere molto privata la stanza adiacente, è che la libreria, quando chiusa, apparirà continua, senza l'interruzione dovuta all'infisso. La porta può essere classica a battente o a bilico, che ruota intorno a un asse centrale, ma in questo caso deve essere più ampia. L'effetto delle librerie sospese che non arrivano fino a terra è dato da una struttura con mensole singole, con reggimensola o a giorno, piuttosto ravvicinate tra loro, in modo tale che i libri dei vari ripiani risultino abbastanza vicini. Ovviamente, prima di decidere questa distanza, verificate l'altezza dei libri più alti che avete. Riempite queste mensole con i libri, lasciando meno spazi vuoti possibili. Questa soluzione può essere usata anche solo per una fascia alta, ad esempio per ottimizzare lo spazio al di sopra di una zona pranzo, oppure soltanto una fascia bassa. Per ottimizzare gli spazi piccoli, prevedete un coronamento in alto di libri. Altro modo per arredare il soggiorno con le librerie è se avete spazi piuttosto alti e soprattutto doppie altezze. Posizionandola su una parete visibile dal piano più basso, la parete piena di libri collegherà visivamente i due livelli apparendo come un elemento unico. Bello anche è l'effetto se avete una copertura inclinata, che la forma della libreria seguirà. Le librerie più affascinanti per gli amanti dei libri sono sicuramente quelle che prevedono una scala che scorre a destra e a sinistra e che consente di raggiungere i volumi posti più in alto. Particolarmente utili quindi per librerie molto alte come quelle a doppia altezza appena viste. Grazie al loro disegno, le librerie possono essere un vero e proprio oggetto di design per arredare il vostro soggiorno. Ecco una piccola carrellata di librerie iconiche del passato e moderne. L'elegante libreria modulare Élysée di Pierre Paulhan, prodotta da Magis, che consente la personalizzazione sovrapponendo o accostando gli elementi a U. L'essenziale libreria in vetro di Shiro Kuramata, prodotta da Glass Italia, regolare e simmetrica. Nuvola rossa di Cassina, disegnata da Vico Magistretti, il cui design libera la libreria dai classici supporti laterali, che diventa un elemento d'arredo anche per separare gli ambienti. La colorata e anticonformista libreria Totem Carton di Ettore Sozzas. La famosa Bookworm, disegnata da Ron Arad e prodotta da Cartel, estremamente flessibile e personalizzabile, perché può assumere la forma che voi date. Infatti è costituita da una fascia in materiale plastico, correggi libri, disponibile in varie lunghezze, che potete curvare a piacimento ottenendo un disegno del tutto personale. Graduate, la libreria dell'architetto Jean Nouvel, prodotta da Molteni, leggerissima e sospesa quasi magicamente. Cloud di Cappellini, disegnata dai fratelli Burulek, oggetto giocoso e funzionale, bifacciale e componibile. Infine, se volete portare una sensazione di natura all'interno di casa, la libreria a forma di ramo di Olivier Dollet fa decisamente al caso vostro, di particolare effetto, soprattutto se collocata all'angolo di una parete.
Trovate le immagini viste in questo video in una bacheca sul profilo Pinterest Zeoma Design. Qui sotto nella descrizione del video vi lascio il link alla mia vetrina su Amazon, dove piano piano sto raccogliendo gli articoli che seleziono per la casa suddivisi per temi. Quale di questi 7 tipi di librerie per arredare il soggiorno vi è piaciuto di più? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!